I mercati, laddove offerenti e acquirenti si incontrano, dando luogo alla contrattazione di un prodotto o di un servizio. All'interno del mercato, richiesta e offerta contribuiscono alla formazione del prezzo. Il mercato, con le sue fluttuazioni, decide quale offerente sarà più competitivo rispetto ai propri concorrenti. Il nostro viaggio ha inizio ad Alkmaar, in Olanda. La formazione del prezzo attraverso la vendita all'asta dei fiori. Germania settentrionale, il mercato del contatore e i problemi di smercio dei cantieri navali tedeschi. Treviglio, la crescita qualitativa in un mercato in espansione. Regione dell'Alkmaar, a sud di Amsterdam. In questa zona sono presenti numerosissime serre, l'una accanto all'altra. Ci troviamo nel cuore dell'industria dei fiori. Presso la P.R. Rositz, una delle innumerevoli imprese della regione, 23 addetti producono 6 milioni di rose ogni anno su una superficie di 4 ettari. L'80% di tutti i fiori decisi e le piante da vaso prodotte in Olanda viene esportato in tutto il mondo. A questo settore si deve la creazione di 60-70 mila posti di lavoro. Cerco di ottenere la stessa produzione nell'arco di tutto l'anno. E per le piante è meglio. È un vantaggio per noi, per il nostro lavoro, per la gestione del nostro lavoro. È meglio avere una produzione per tutto l'anno. Nelle serre non esiste alternarsi delle stagioni. I rosai non sono macchine. Possono essere spenti e poi riavviati. Crescono senza interruzione. Indipendentemente dal prezzo, che verrà fissato in un secondo momento, la stessa quantità di rose viene immessa sul mercato, in estate come in inverno. L'offerta rimane perciò costante. Si parla anche di offerta non elastica. Ogni giorno vengono raccolti milioni di rose. Poiché la loro vita si esaurisce nello spazio di una settimana, una volta raccolte ha inizio il conto alla rovescia. Al massimo entro 24-36 ore, le rose dovranno essere vendute e offerte al consumatore finale nei negozi di fiori di tutto il mondo. La vendita ha luogo presso l'associazione Aste Fiori di Alkmaar. Si tratta di una cooperativa di proprietà dei circa 4.000 tra coltivatori di piante e fiori della regione. Per conto degli offerenti, vengono venduti in questo luogo 17 milioni di fiori decisi e 2 milioni di piante da vaso al giorno. L'asta dei fiori ha avuto inizio tra il 1911 e il 1912 qui nell'Alkmaar, sul tavolo a biliardo del pub locale. È proprio lì che è iniziata. Lì si sono incontrati acquirenti e coltivatori. E il motivo è che i coltivatori presi ad uno ad uno erano troppo deboli, venivano spremuti dagli acquirenti. Per questo i coltivatori si sono associati e hanno imposto il metodo dell'asta. Il mio lavoro è vendere i fiori, soprattutto rose, al miglior prezzo possibile che il coltivatore è in grado di fare in quel momento. Sui grandi orologi dell'asta viene indicato il prezzo. Gli acquirenti presenti in sala lavorano per le grandi ditte esportatrici di fiori e per i grossisti di tutto il mondo. Attraverso un interfono ascoltano la voce dei venditori. Per mezzo di un pulsante possono effettuare i loro acquisti. I fiori, ordinati per tipo e colore, vengono trasportati e messi in mostra all'interno della sala. La loro qualità è stata verificata e classificata in precedenza. Ora vengono messi all'asta di fronte ai compratori.
Il banditore stabilisce un prezzo iniziale, gonfiandolo intenzionalmente. L'orologio entra in funzione. Il prezzo comincia a scendere. L'acquirente, che schiaccia per primo, si aggiudica le rose messe all'asta. La merce va all'acquirente disposto a spendere di più. Facciamo circa 1000 transazioni ogni ora. La transazione viene entro i 3 secondi che separano l'entrata in funzione dell'orologio e la transazione vera e propria. Quindi avviene tutto molto velocemente. Compriamo sempre fiori di ottima qualità e cerchiamo di non pagarli troppo, ma il prezzo cambia. Sì, cambia ogni minuto. Il prezzo è diverso non solo ogni giorno, ma ogni minuto. Si cerca sempre di comprare bei fiori, pagando il giusto prezzo, ma non si sa mai quello che un altro, quello che i tuoi colleghi devono comprare. Sai, a malapena quello che serve a te, ma no, non conosci l'intero mercato. You know a little bit what you need for yourself, but not you don't know the whole market. Appena prima dell'asta, gli acquirenti ricevono gli ordinativi dagli esportatori. Sanno quali fiori sono particolarmente richiesti e qual è il loro prezzo. Gli acquirenti quindi rappresentano i consumatori di tutto il mondo e devono tener conto di quanto questi ultimi saranno disposti a spendere. La domanda di rose è elastica. Se il prezzo è basso, i consumatori compreranno un maggior numero di rose, poiché possono permetterselo. Quando il prezzo è alto, i consumatori comprano meno rose, poiché non sono disposti a spendere una somma troppo elevata. Il reale prezzo di mercato delle rose si forma quindi laddove le possibilità dell'offerta si incontrano con le necessità della domanda. The reason of the auction. Il motivo dell'asta, ciò che rende i prezzi diversi ogni giorno, è la perfetta combinazione tra produzione e domanda. Si tratta di un vero e proprio sistema di mercato aperto che determina i prezzi, li fissa in modo diverso ogni giorno. In questo modo, se la richiesta è alta, anche i prezzi lievitano. L'esempio della festa della mamma ci aiuta a comprendere in che modo la domanda può variare. Si tratta di un'occasione nella quale molti consumatori sentono il desiderio di regalare alla propria madre un mazzo di fiori. Contrariamente al solito, molte persone, in occasione della festa della mamma, sono disposte a spendere di più e a acquistare delle rose. La domanda sale e con essa il prezzo di mercato. Ma le cose vanno anche diversamente. Ipotizziamo che uno studio medico-scientifico giunga alla conclusione che le foglie di rosa sono cancerogene. Improvvisamente si venderebbe un numero minore di rose, la domanda crollerebbe e con essa i prezzi. Prendiamo in considerazione l'offerta e supponiamo che i camionisti olandesi decidano di scioperare e di bloccare tutte le strade. Presso l'associazione aggiungerebbero meno rose. La quantità offerta di rose sarebbe minore, con un notevole aumento dei prezzi. Al contrario, una volta terminato lo sciopero, le strade sarebbero di nuovo libere e il trasporto di rose possibile. L'offerta si normalizzerebbe e con essa il prezzo. Che si tratti di rose, programmi software, gomme da masticare o t-shirt, il prezzo di un prodotto non è mai il risultato di un caso. Questo viene continuamente messo in discussione e ricontrattato in quell'ambiente dinamico e mutevole che definiamo mercato. Nel periodo natalizio, lo stesso prodotto può essere venduto a un prezzo nettamente superiore rispetto a quello praticato nelle svendite di gennaio. Chi conosce i mercati e i fattori in grado di produrre il loro effetto sull'offerta e sulla domanda, riesce a ottenere di più col proprio denaro. Per ultima, ma pur sempre determinante, è la volontà di acquisto del consumatore finale, che attraverso la pubblicità e il corteggiamento del cliente deve essere incoraggiata. Il prezzo di una rosa è alto tanto quanto il consumatore è disposto a spendere per essa. E non è mai più basso.
Un'enorme nave da carico porta container, 294 metri dalla prua alla poppa, 54.000 tonnellate di carico. Grazie alla tecnica moderna, un equipaggio di soli 14 uomini è in grado di guidare questo Leviatano, che appartiene alla flotta di una compagnia marittima tedesca ed è stato costruito nel 1992 dal cantiere navale Samsung della Corea del Sud. Flensburg. La locale società navale è un'azienda tedesca di medie dimensioni con problemi di smercio. L'offerta supera la domanda. Grandi commesse vanno alla concorrenza estera che offre prezzi più vantaggiosi. Mancano i clienti. La società di costruzioni navali di Flensburg fornisce i suoi prodotti, le sue navi, su scala mondiale. Naturalmente siamo esposti alla concorrenza internazionale. Non è facile, anzi è sempre più dura. I cicli di ricambio del prodotto si fanno sempre più brevi. Il settore navale in Germania attraversa attualmente una fase difficile. I libri delle ordinazioni sono colmi, i prezzi bassi. Da più di 10 anni si parla di prezzi mondiali, vale a dire che se la Corea, per riempire i propri cantieri navali, abbassa i prezzi, i cantieri europei, volenti o nolenti, sono costretti a fare lo stesso. Dall'87 i coreani hanno conquistato il mercato. La Corea del Sud, con una politica di ingenti sovvenzioni, ha costruito enormi arsenali, innescando così una guerra mondiale dei prezzi. L'industria navale sperimenta un eccesso di capacità produttiva. L'offerta è elevata, la domanda bassa. Le società armatrici ordinano le navi dove l'acquisto si rivela più vantaggioso, nella Corea del Sud. Per i cantieri tedeschi, coi loro elevati costi del personale, è un disastro. Le crisi accompagneranno sempre il settore delle costruzioni navali. L'economia è fatta di alti e bassi. I lavoratori del settore navale oggi sono molti di meno rispetto a 10 anni fa. Il numero degli addetti è diminuito di circa 10.000 unità. Ah, non facciamo che parlare di concorrenza, ma solo quando la situazione esplode, allora siamo di nuovo tutti contrari. Anche a Flensburg la guerra dei prezzi a livello internazionale ha scavato tracce profonde nel mercato. L'azienda finora è sopravvissuta, ma molti altri cantieri sono stati costretti a chiudere. Negli ultimi 10 anni, questo cantiere navale, proprio come molti altri cantieri, ha attraversato una serie di difficoltà legate ad una scarsa capitalizzazione. Ha beneficiato di un'immissione di capitale da parte di un gruppo di compagnie marittime, dedicandosi con forza alla ricerca e allo sviluppo. Noi dobbiamo metterci continuamente in discussione, essere innovativi e trovare soluzioni sempre nuove. Si tratta di una grossa sfida, ma al tempo stesso è anche l'unica chance che abbiamo per poter continuare ad esistere. I punti di forza della società navale di Flensburg sono nella metalmeccanica navale, nel taglio a misura e nella saldatura di scafi d'acciaio. Un lavoratore tedesco costa 10 volte di più del suo gemello asiatico. In che modo è possibile riequilibrare una situazione così svantaggiosa? Devono razionalizzare, essere semplicemente migliori e cercare di bilanciare con una tecnica migliore questa situazione di squilibrio dovuta ai salari e ai compensi. Ciò significa ottenere le stesse prestazioni con un numero minore di addetti o prestazioni migliori con lo stesso numero di addetti. Introdurre nuove procedure. Una seconda possibilità è quella di sviluppare nuovi prodotti. Prodotti migliori in grado, ad esempio, grazie alla potenza motrice, di trasportare di più, di essere più veloci, eccetera. Se il confronto dei prezzi è sfavorevole, la concorrenza si può battere con la qualità dei prodotti. E nel campo della tecnologia, i tedeschi sono ancora all'avanguardia. Ora come in passato, il genio ingegneristico tedesco non teme rivali. Per poter sopravvivere, a Flensburg si è dovuti ricorrere ad un aumento della produttività. Al tempo stesso la classe lavoratrice ha dovuto rendere di più che in passato. Uno dei capisaldi della nostra filosofia aziendale consiste nel fatto che pratichiamo la costruzione in serie. In questo modo ci rendiamo competitivi, distribuendo i costi globali su più imbarcazioni. La costruzione in serie ha consentito di semplificare sviluppo e produzione. È stato possibile ridurre il prezzo di ogni singolo pezzo.
Mentre una nave è ancora in fase di assemblaggio, una nave identica affronta la fase di ultimazione nel bacino di carenaggio. L'elica, il motore o la plancia vengono acquistati già pronti. Oggi ciò che fuori è più economico viene acquistato all'esterno. Un altro punto di forza è dato dai nostri lavoratori. Questi hanno un ruolo fondamentale. Il lavoro di un gruppo può dirsi concluso solo quando il gruppo che dovrà implementare il passo produttivo successivo dà la sua approvazione. Così ognuno contribuisce in qualche modo alla produttività e alla qualità del lavoro. Negli anni passati ci siamo riusciti. Siamo riusciti ad aumentare la nostra produttività del 43% in soli 3 anni. Un aumento della produttività del 43% in soli 3 anni è impressionante. Per le industrie operanti in mercati contratti valgono le seguenti regole. Concludere alleanze strategiche. Togliere dalle scorte tutto quello che altrove è più economico. Promuovere l'innovazione del prodotto, razionalizzare la produzione e aumentare la produttività aziendale e infine trasformare il lavoratore da mero esecutore a organizzatore. In Corea l'industria navale è controllata dallo Stato. Perché? È importante che uno Stato abbia una propria industria navale? È il mercato libero con i suoi prezzi a dover dettare le regole? O c'è un retroterra politico-economico alla base del settore navale, al di là dei posti di lavoro e dei bilanci aziendali? Lo Stato deve sapere se vuole avere o meno un'industria navale. Ho la sensazione che noi in Germania siamo in realtà un popolo di terraferma. Se in Baviera non sanno neanche che noi qui abbiamo i più grandi porti del mondo, che abbiamo sempre avuto un ruolo di primo piano nella navigazione. Il settore navale è un'industria trasversale da salvaguardare. Una nazione che può vantare un'industria di costruzioni navali dimostra al mondo di essere all'avanguardia nella meccanica, nell'elettrotecnica, nelle tecniche di sistema. Una nazione con un'industria navale è una nazione industriale. Queste sono le riflessioni da fare. I popoli che hanno conquistato il benessere quasi sempre lo hanno fatto percorrendo i mari in lungo e in largo. Ciò significa che l'età media della flotta mercantile mondiale si aggira intorno ai 18-19 anni, su una vita complessiva di circa 25-28 anni. Che rispetto al passato siamo di fronte in primo luogo ad una forte domanda di ricambio, ma anche ad una domanda di ampliamento dovuta ai forti flussi commerciali. La popolazione aumenta, di conseguenza aumenta lo scambio di merci. Lo scambio di merci avverrà sempre soprattutto via mare. Il trasporto aereo è complementare. Se comprendiamo veramente i tempi in cui viviamo, gli scambi non possono che aumentare. Abbiamo iniziato parlando di una nave particolare. La società armatrice che la possiede ha ordinato anche una serie di navi container, questa volta non alla Corea del Sud, ma neanche alla Germania, alla Cina. Quando l'offerta supera la domanda, si parla anche di mercato del compratore, perché il mercato è loro favorevole. Inoltre, questa condizione fa sì che le aziende improduttive si ritirino dal mercato, procedendo così, una volta conclusosi il gioco alterno dell'offerta e della domanda, ad una autoregolazione di livello. I mercati dei compratori offrono la possibilità di un riordinamento. Chi sopravvive si è guadagnato la propria posizione sul mercato. Giro d'Italia 1998. Le difficili tappe di montagna nell'Italia settentrionale saranno determinanti. È lì che ci si prepara a sferrare l'attacco decisivo per la conquista della Maglia Rosa. Non lontano sorge Treviglio, un paese situato nella pianura tra Milano e Bergamo, più conosciuto come patria della ditta produttrice di biciclette Bianchi. L'azienda è leader sul mercato delle biciclette da corsa e costituisce il nostro esempio di mercato in crescita. Si può considerare la Bianchi la Ferrari delle biciclette. Questo lo dimostra la sua storia e lo dimostra anche la gamma dei prodotti attuali. La società è stata fondata nel 1885.
da Edoardo Bianchi. È stato un crescendo, a partire dall'inizio del secolo fino ai giorni d'oggi, di grandi innovazioni di carattere tecnologico. Questa è un po' la sua vocazione, che è una vocazione di altissimo profilo in termini sia di prodotto, sia di qualità dei prodotti, sia in termini di innovazioni tecnologiche specifiche. Noi siamo presenti già oggi in 60 paesi del mondo, abbiamo una gamma di prodotti di circa 10.500 prodotti e vogliamo aumentare questa presenza. 20 anni fa la cara vecchia bicicletta viveva una misera esistenza, nulla più che un mezzo di trasporto per gente povera. Poi venne la mountain bike, con la sua immagine irriverente fu una ventata d'aria fresca. La crisi petrolifera, la nuova consapevolezza ambientale e il fitness determinarono un aumento della domanda. La bicicletta divenne svago per il tempo libero, nonché simbolo di uno stile di vita. Da biciclo sgangherato a variopinto attrezzo ginnico per yuppie, era nato un mercato in crescita. Oggi sostanzialmente possiamo parlare di biciclette partendo dal basso, di biciclette da bambino, si possono parlare di biciclette sport utility, che sono biciclette da città sostanzialmente, si deve parlare di mountain bike nelle loro sottofamiglie varie, si deve parlare di biciclette da corsa di tanti livelli. Non si esclude che nel prossimo futuro possano nascere altre famiglie di prodotto per utilizzi specifici. È una normale evoluzione dei consumi. 10 anni fa qui si producevano ancora dalle 6 alle 700.000 biciclette. Oggi se ne producono soltanto 200.000. La Bianchi ha anteposto la crescita qualitativa a quella dei numeri. Il calo da 600-700.000 biciclette di volumi annui alle attuali 200.000 è causa di due fattori sostanzialmente. Da una parte abbiamo sicuramente, per quanto riguarda la struttura della domanda, un'evoluzione in termini di diminuzione complessiva dei volumi richiesti dal mercato mondiale. Dall'altra parte vi è una scelta dell'azienda di concentrarsi sulle gamme alte e medio-alte di mercato, se non altissime, per cui ciò comporta questo tipo di scelta minori volumi complessivi. Il mercato in crescita ha raggiunto il suo punto di saturazione. Se i produttori di autovetture realizzano i loro guadagni non tanto vendendo auto di piccola e media cilindrata, ma vetture di lusso, anche per la Bianchi sono realmente redditizi solo i modelli più cari. E come nell'industria automobilistica, la Bianchi mantiene solo le competenze centrali, affidando gran parte della produzione a ditte esterne. Come succede nel campo delle automobili, che il costruttore di automobili non costruisce la strumentazione, non costruisce gli ammortizzatori, non costruisce alcune componenti. Così noi compriamo da produttori specializzati, per esempio di selle, cambi, pedali, freni, da costruttori specializzati. Il nostro ruolo invece è nella costruzione generale, nel dominio del sistema biciclette e quindi nella definizione del corretto mix di questi componenti. Noi produciamo il componente principale, che è il telaio, e che riteniamo l'elemento più caratterizzante del prodotto bicicletta, e di quello noi abbiamo il dominio sia in termini di progettazione sia in termini di fabbricazione, e il resto cerchiamo di combinare i migliori componenti per quella tipologia di prodotto. Attraverso la scuderia professionistica Mercatone 1 Bianchi, la Bianchi è costantemente presente nell'immaginario pubblico. Linea d'arrivo da tappa del Re del Giro d'Italia, al termine di una ripida salita conclusiva di 40 km. Siamo in dirittura d'arrivo. Negli ultimi chilometri dilettanti e professionisti si cimentano nella stessa salita. Ai lati della strada i tifosi in festa li incoraggiano. Le biciclette utilizzate oggi dai professionisti in un prossimo futuro saranno alla portata di tutti. Per la Bianchi si tratta di preziose quote di mercato. Il Giro d'Italia, la Vuelta, il Giro di Francia e le altre gare possono essere confrontate con i gran premi del mondo di Formula 1. Il top dell'innovazione tecnologica viene applicata ai prodotti che vengono utilizzati dai professionisti in queste corse, che sono corse in cui il prodotto viene verificato, viene stressato
e viene valutato e viene modificato. Noi riteniamo fondamentale, non solo in termini di immagine, ma in termini di ricaduta tecnologica, la partecipazione alle gare agonistiche professionistiche. Bianchi vuole mantenere ed espandere la sua posizione di leader mondiale in certi settori tecnologici, perché la grande fortuna di Bianchi è il proprio marchio, che è un marchio conosciuto a livello mondiale. Per un leggerissimo telaio di alluminio realizzato a mano dalla Bianchi, il collezionista deve spendere fino a 2,5 milioni di lire. Tanto può valere un oggetto simile, poiché il marchio Bianchi è sinonimo di successo. Quando si parla di materiali si parla di peso fondamentalmente, di resistenza, di rigidità. Da un punto di vista sempre di innovazione nel campo dei telai stiamo studiando delle nuove geometrie e nel campo della componentistica stiamo definendo una serie di componenti che hanno un contenuto tecnologico molto alto attraverso l'utilizzo di nuovi materiali. Il numero dei dipendenti della Bianchi è notevolmente diminuito negli ultimi anni. La crescita non si traduce necessariamente in un aumento dei posti di lavoro. Successo significa anche produrre di più con minore personale. Basicamente il mercato richiede una continua innovazione. Oggi siamo in innovazione con ciclo annuale sostanzialmente, ma tant'è, da una parte lo stimolo dell'innovazione, dall'altra le esigenze di mercato, dall'altra la pressione della concorrenza, fanno sì che ci sia questo ciclo molto corto della vita di prodotto. L'invenzione di nuove gambe di prodotto non nasce mai da un'idea brillante, almeno alla fine degli anni 90. È una continua innovazione che avviene con un lavoro quotidiano. La ricerca continua, l'evoluzione continua, lo stimolo creativo continuo è quello che è la principale arma vincente. Sprint finale. La maglia rosa ha staccato tutti i propri inseguitori. Il suo nome è Marco Pantani, la sua scuderia è la Mercatone 1 Bianchi e la sua bicicletta viene da Treviglio. Marco Pantani vincerà nello stesso anno Giro d'Italia e Tour de France. Anche nei mercati in crescita non ci si può permettere di riposare sugli allori. La corsa all'innovazione è come un arrivo in salita. Chi non riesce a tenere il passo del fuoriclasse viene sorpassato e perde la coincidenza. Vince colui che è sempre stato più forte, più duro o più astuto di tutti gli altri. Laddove ci sono dei mercati c'è sempre competizione e dove c'è competizione c'è sempre un vincitore e molti sconfitti.